Sacro e profano, linguaggi espressivi della festa popolare in Sicilia. Religioso o laico che sia, l'evento festivo popolare rappresenta una parentesi della vita sociale di durata variabile che interrompe la sequenza delle normali attività quotidiane, opponendovisi con particolare effervescenza come occasione di piacere e interesse nei rapporti reciproci fra esseri umani. È il caso del ballo della cordella, un rituale simbolico di fecondità e ringraziamento per il buon raccolto, che ancora oggi, sebbene anche a sostegno del beneficio economico derivato dal flusso turistico, prende vita a Petralia Sottana, centro abitato del palermitano, adagiato sul versante meridionale delle Madonie. Un fenomeno assai complesso, costituito da espressioni popolari, a volte sopra le righe, ma di indubbio fascino nell'armonia dei contrasti, manifestato con grande passione dal popolo mediante riti che fondamentalmente esprimono semplicità e spontaneità. Tra le innumerevoli manifestazioni pasquali siciliane, eccone alcune tra quelle in cui il popolo sembra esprimere più intensamente la sua relazione con il sacro: il Venerdì Santo a Enna, la festa dei Giudei a San Fratello, il Giovedì Santo a Marsala. Sostenuto da un atteggiamento religioso molto peculiare, quanto si materializza il Giovedì Santo a Marsala, la cittadina del Trapanese di origine fenicia, nota non solo per lo sbarco di Garibaldi nel 1860, il vino e il sale, ma anche per la sua tradizione teatrale. In assoluto silenzio, ma il più delle volte contornati da giustificato frastuono, i cortei religiosi in prevalenza si muovono lungo le strade degli impianti urbanistici, ma anche sopra i nastri d'asfalto periferici ai centri abitati e su impervi tracciati bucolici piuttosto difficili da affrontare. A San Pier Niceto, il pomeriggio del Martedì Santo, i bambini invece sono chiamati a interpretare un ruolo diverso, ma allo stesso tempo commovente, quando l'intera comunità si mobilita per offrire a Gesù Salvatore ciò che dispone di più prezioso. In un'epoca proiettata nel futuro, in quanto modellata dalle favorevoli condizioni evolutive dell'essere umano, nelle feste popolari, oltre a quanto già menzionato, spicca anche un'altissima concentrazione di strumenti tecnologici moderni, nonché fotografi, sia professionisti che dilettanti. Nell'annoverare tale argomento quale oggetto di minuziose ricerche, ecco affiorare un altro affascinante motivo di interesse collettivo: la Sagra della Spiga, una delle manifestazioni popolari di maggiore efficacia simbolica, dalla cui analisi antropologica affiora l'accostamento della comunità di Gangi, grosso centro urbano dell'area palermitana, all'esuberante opera e volontà degli dei dell'Olimpo. Conclusione. Nell'osservazione della festa e nel corso degli studi di approfondimento relativi a essa, risaltano tutte le diversificazioni che ruotano intorno a questo tipo di intrattenimento social popolare, compresi gli interessi economici e politici a tale argomento legati. Nonostante le limitazioni dettate dalla necessità di sintesi, emerge un dato fondamentale, cioè che tutte le possibili combinazioni di intrattenimento popolare affondano le proprie radici in complessi apparati storico-culturali, dove la linea di demarcazione tra l'aspetto sacro e quello profano non trova una collocazione ben precisa.